Breve incertezza per Rosina Frapp. Poi l'errore di Recife dei Greppi e intanto allo stacco Redondela all'attacco di Ricky Gill. Redondela che insiste, dopo 200 prende l'iniziativa davanti a Ricky Gill, poi Rigoletto Laser, a largo avanza subito Rusty Capar. 200 in 14.3, cavalli che si presentano ora al passaggio di fronte alle tribune, il quarto in 31 scarso con Rusty dei Greppi che passa a condurre. Rusty Capar in vantaggio, Redondela di rincalzo, poi Ricky Gil, Rigoletto, più indietro Regina dei Greppi, Rosina Frappa al largo, in coda Rai Mojet. Primi 600 in 45.6 sul mio cronometro. Adesso si va verso il completamento degli 800 iniziali che la battistrada copre in 1.1. Completata anche la curva di sinistra in bocco della retta opposta alle tribune. Rusty Capar al comando, Redondela di rincalzo, poi Ricky Gil, Rigoletto che sposta in anticipo su Rosina Frapp che chiude allo steccato, Regina dei Greppi in coda a Raimo Jet. Mancano poco più di 400 alla conclusione con Rigoletto che va ad incalzare Rusty Capar, i due in coppia con 1.200 in 1.32 appena abbondante, sbaglia Rusty Capar e allora Redondela che prova a rientrare a Rigoletto Laser, poi lungo lo steccato Ricky Gil, a largo Rosina, intanto la rottura di Raimo Jet, ingresso della retta di arrivo, Redondela in vantaggio, poi Ricky Gil e Rigoletto, Redondela, Ricky Gil, Rigoletto a centropista, Ricky Gil che prova l'aggancio, Redondela che si difende, Ricky Gil che insiste sul palo, Redondela, Ricky Gil, Rigoletto, Regina dei Greppi e Rosina Frapp. 2-3 scarso sul mio cronometro, il successo per Redondela e Giuseppe Lombardo Junior. Il training del team Lombardo, i colori della scuderia Bello Sguardo, la quota al totalizzatore 12 e 15, il tempo al chilometro nell'ordine dell'1 e 17.